particolare, nel senso che noi abbiamo sempre filmato in questi ultimi 20-25 anni i musei bellissimi, il British Museum, il Louvre, i musei vaticani, ma tutti i musei solitamente ci dicono: guardate, venite pure a filmare, però di giorno è un po' difficile, pieno di gente, la sicurezza, poi se volete che vi apriamo una vetrina non possiamo farlo con la gente, dobbiamo fare una situazione di sicurezza e di conseguenza la sera, venite la sera e potete fermare. E questo lo fanno solitamente con tutte le troupe che fanno documentari o servizi nei musei. Quindi in tutti questi anni io mi sono trovato di fronte a dei mammut, diciamo alla Gioconda, a dei resti incredibili, compresa l'edizio universale, da solo. Mentre si mettevano, si stendevano i cavi, si mettevano le luci, si trovi a tu per tu solo un capolavoro. Poi magari in tante sale ci sono i tesori sumeri e tu sei guardi queste cose e dici: di solito lo faccio meglio la gente, il bambino, la signora che non ti fa vedere bene. Succede sempre così nei musei, poi devi andare. Invece lì sei da solo, è come sfogliare un museo. E dico, questa è una sensazione meravigliosa, ma perché non lo trasformiamo in un programma? Cioè, diamo la sensazione alla gente di stare dentro un museo, nel silenzio, con tutti i vari oggetti. È come una specie di grande studio, ma di più, è un viaggio. Allora nasce questa idea, nasceva così l'idea, di fare una notte in un museo. Poi è venuto fuori anche il film, vabbè, pazienza. Comunque, è assolutamente indipendente. Però l'idea era questa. Esce il direttore, e l'imbrunire, tu sei fuori dal museo, esce il direttore che dice: ecco le chiavi, ci rivediamo domani mattina, e ti chiude la porta. Questa è la cosa che non è la cosa. Ed è questa stata la prima puntata del Museo Egizio. È stata un'avventura, perché era la prima volta che facevamo tutto questo, diciamo, problemi nella RAI, però ci siamo riusciti. Allora a quel punto è lì che è nato il programma, nel senso di una sensazione, un'esperienza vissuta trasformata in progetto. Però quando tu fai televisione devi anche essere consapevole che certe formule funzionano, ma sono pericolosissime, perché se tu fai stanotte al museo, dopo qualche museo è chiuso e non c'è longevità al progetto. Quindi devi allargarlo ed essere un tema molto vario. Se guardate Ulisse, e cambia ogni volta il tema, possiamo essere dentro un museo, la spiaggia della Normandia, l'isola di Pasqua, dentro lo studio. Cambiamo tema e luogo e rimane solo che cosa? Il modo di raccontare. Per cui voi venite a sentirci, sì, per il tema, ma anche perché sapete che ve lo racconteremo in un certo modo. E allora lì abbiamo fatto prima puntata, stanotte al Museo Egizio. Seconda puntata, no, adesso trasformiamo una città in un museo, Firenze. Per cui io vado di notte nei vicoli di Firenze e passo da un museo all'altro come se fosse la sala, una sala diversa di un museo gigantesco. Quindi abbiamo fatto prima un museo, poi una città, poi facciamo uno stato, che è San Pietro, poi facciamo un'intera epoca ed è Venezia. Adesso siamo arrivati a Pompei ed è una notte vera e propria, cioè raccontiamo l'ultima notte, cioè stanotte a Pompei raccontando l'ultima notte e quelle tragedie, quelle tragiche 24 ore che si sono succedute. Quindi adesso stiamo finendo, dopo domani finiamo proprio, anzi no, domani è proprio l'ultimo ciak che è durato, insomma, tutte le prime sono durate quasi un mese. Quindi dietro una sola puntata c'è un grandissimo sforzo, perché ogni giorno stiamo in un punto, anzi ogni notte stiamo in un punto diverso. E devo dire che ogni volta si scoprono delle cose, cioè al di là delle riprese che fai, scopri dei dettagli, l'archeologo, il vulcanologo ti raccontano delle cose, oppure se stai in un museo vedi e cominci a leggere e scopri che poi ci devo fare una puntata su questo. Quindi è un work in progress così.